grazie di essere qui anche oggi, che è l'ultimo incontro di tutto un percorso che si chiama Scenari di confine. E oggi in particolar modo parleremo la guerra in Ucraina, storia, attualità e letteratura. Ringraziamo come sempre anche Serendipity, Bistro per averci accolto anche in questo ultimo incontro e ci teniamo anche a ringraziare l'Osservatorio dei Balcani e Caucaso per aver insieme costruito, progettato e realizzato l'intero progetto, che speriamo non si fermi qui la collaborazione che abbiamo avuto. Ringraziamo anche i relatori che poi verranno presentati da Davide. Come sempre sui tavoli potete trovare il nostro libricino che si chiama Il Confine, che ha una piccola uscita che abbiamo realizzato come Social Catena, in cui all'interno ci sono tutta una serie di articoli nostri e di associazioni con cui collaboriamo, associazioni anche amiche, che hanno scritto alcuni pezzi tutti legati al tema del confine. Questo libricino potete prenderlo, portarvelo a casa e lo troverete anche in altri locali che può essere letto, lasciato lì o potete regalarlo, insomma, disponibile a tutti. Se qualcuno vuole copia in più, basta che poi ci cerchi, noi ne abbiamo qua e le diamo a tutti. Ecco, passo la parola a Davide, vi auguriamo una messa a catena, insomma, un buon incontro e una buona serata. Una volta ringrazio Social Catena per aver dato l'opportunità anche a noi di Osservatorio Balcani e Caucaso di organizzare questa serie di eventi in città. Nel primo ci siamo occupati di Turchia, nel secondo della questione migranti e rifugiati, in particolare concentrandoci sulla Grecia, comunque su quella che dopo è stata negli anni successivi chiamata anche rotta balcanica. E oggi invece, scusate le spalle, ci occuperemo di Ucraina, un conflitto del quale attualmente si sta parlando poco, ma per alcuni aspetti sempre presente. Lo facciamo anche quest'oggi mescolando più di un linguaggio, e in particolare utilizzeremo, insomma, il racconto giornalistico, comunque di un giornalista che è Danilo Elia, giornalista che si occupa di, in particolare, di Est Europa e tra gli altri scrive appunto anche per l'Osservatorio Balcani e Caucaso. E poi il linguaggio della letteratura con Roberto Keller, dell'omonima casa editrice, e anche Roberto è molto legato nelle sue esplorazioni, nelle esplorazioni della sua casa editrice e nelle esplorazioni che fa fare ai suoi lettori appunto all'Est Europa e anche alla stessa Ucraina. Mi piace sottolineare anche questa volta, come negli incontri precedenti, che parliamo di tematiche globali, internazionali, e parliamo anche grazie a ospiti che sono cresciuti professionalmente anche qua sul nostro territorio, cresciuti professionalmente o per vari motivi abitano qua, quindi sono espressione anche della varietà della nostra città e della zona in cui abitiamo. Chiederei per iniziare a Danilo di farci un breve, necessariamente sintetico e superficiale, quadro della situazione attuale del conflitto in Ucraina. E dopo lasceremo la parola a Roberto e ci sarà spazio per un confronto. Grazie mille. Grazie, bentrovati tutti. Grazie Davide. Allora, io sarei curioso quasi di sapere chi si ricorda che in Ucraina c'è una guerra che si combatte, cioè nel senso, penso che molti di noi, chi di noi non segue magari direttamente le vicende dell'Ucraina, ricorderà che c'è stata una guerra, che si è scoppiata una guerra più di 2 anni fa, e che ci sono stati degli accordi di pace, che c'è stato un cessate il fuoco, che è entrato in vigore il primo vero cessate il fuoco abbastanza efficace a febbraio del 2015, e poi blackout, silenzio di media, intendo dire.
E invece no, appunto c'è una guerra che viene stata definita ormai etichettata giornalisticamente un conflitto a bassa intensità, che è una, appunto una definizione abbastanza asettica che quasi sembra coprire il bollettino di morti che ci sono, perché bassa intensità vuol dire che invece di morire non so, 50-100 persone ogni giorno, ne muore uno ogni tanto, una o due, tra civili e militari. Oggi questo il conflitto è proprio localizzato lungo la cosiddetta linea di frizione tra i territori separatisti e il resto dell'Ucraina. Faccio un passo indietro, forse per inquadrare bene geograficamente la questione. La guerra che si è combattuta è scoppiata nell'est del paese, in quella regione chiamata Donbass, ha forte componente etnica russa e russofona, e ha dato vita a due entità separatiste non riconosciute, che sono le repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk, due città capoluogo di due delle regioni principali che formano il Donbass. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, della tregua, è cessata appunto la guerra di conquista, non c'è più una guerra di spostamento del fronte, il fronte è ormai cristallizzato, è fermo, ma appunto lungo tutta questa linea di faglia tra la parte controllata dai separatisti e la parte controllata dall'esercito governativo si continua a sparare. Io una settimana fa ero in contatto con... Io manco nel zone di guerra da più di un anno e mezzo, quindi ho informazioni di prima mano, nel senso di colleghi che ci vanno, non persone. Una settimana fa ero in contatto con dei colleghi lì e ricordo quando li ho sentiti, sentivo nitidamente i colpi sotto fondo, colpi di armi da fuoco leggere che non sono state bandite dal cessato il fuoco, ma anche colpi di artiglieria pesante che sarebbero vietati secondo le regole degli accordi di pace. Ci sono degli osservatori dell'OSCE sul campo che dovrebbero impedire tutto questo, ma in un modo o nell'altro non riescono. Questo conflitto a bassa intensità, il problema è che non si sa se e quando finirà. E questo forse è il problema principale oggi, nel senso che c'è questo, come dire, rumore di fondo quasi, anche andando in Ucraina stessa, in zone lontane dalla linea di frizione, dal fronte, chiamiamolo così, non si percepisce l'idea, il fatto di essere di trovarsi in un paese in guerra. E appunto questa guerra è diventata ormai un rumore di fondo che non riesce più a smuovere non soltanto i media, ma forse anche proprio le coscienze anche degli stessi ucraini, dei cittadini stessi del paese. E questo è il pericolo principale, perché appunto la domanda quando finirà, se finirà questa guerra? Se non se ne parla, se non è più al centro dei negoziati internazionali, al centro degli accordi che si sono tenuti a Minsk, nella capitale della Bielorussia, se appunto non gli stessi stati maggiori, diciamo lo Stato Maggiore ucraino e gli stessi comandanti separatisti, come dire, non appaiono più frequentemente sui mezzi di informazione, anche nazionali, anche ucraini, anche in televisione, quella guerra di fatto cessa di esistere. Però i morti no. E una delle cose più tristi, come dire, che dispiacciono di più di questo tipo di conflitto è che gran parte delle vittime ancora oggi sono vittime civili, perché la zona di guerra, i punti in cui si combatte, sono tuttora in zone altamente densamente abitate. Parliamo di periferie, la periferia di Donetsk, che è una città che contava più di 1 milione di abitanti, ma comunque passa attraverso molti villaggi, dove molta gente, da cui molta gente è andata via, ma dove continuano ad abitare ancora molti ucraini.
e tra armi inesplose, mine antiuomo distribuite negli anni passati sul territorio e colpi sparati ancora sia dall'esercito ucraino che dalle milizie separatiste, che per inciso si danno la colpa naturalmente a vicenda del fuoco, cioè chiunque senti è sempre l'altro che spara, in realtà sparano entrambi. Poi chi comincia non è chiaro, insomma, chi per primo provoca l'altro a rispondere al fuoco, questo veramente non è chiaro, può essere una volta da una parte, una volta dall'altra parte, ma le responsabilità sono tristemente equamente distribuite da entrambi i lati. Bene, tutta questa questo insieme di armi che sparano, linee esplose e mine, causa purtroppo molte vittime civili, di cui appunto, ripeto, non si parla più. La diplomazia intanto è ferma, perché gli accordi di pace appunto che erano iniziati a Minsk, che avevano portato alla firma del cessate il fuoco di febbraio del 2015, sono di fatto fermi, non progrediscono, sono arenati, perché si scontrano contro una da un lato la mancanza di un referente certo da parte separatista, dall'altro forse anche da una scarsa incisività della diplomazia internazionale, del cosiddetto formato Normandia, che sarebbero i quattro paesi che hanno trattato per la pace in Ucraina, forse per queste cause tutte insieme. Di fatto la roadmap di pace si è bloccata. E questo appunto porterà molto probabilmente questo conflitto a bassa intensità a trasformarsi in un altro ennesimo conflitto congelato sulla falsa riga di quello della Transnistria o insomma anche dell'Ossetia. La cittadinanza, naturalmente, tutto questo, anche lontano dai punti in cui si spara, ne soffre particolarmente. Oggi in Ucraina ci sono circa, le stime non sono precise, circa 1,5 milioni di rifugiati interni, e al mondo il terzo, non ricordo se il terzo o quarto paese per numero di rifugiati interni, cioè sono veramente una grossissima fetta della popolazione. Sono tutte persone che hanno dovuto abbandonare le loro case e trovare un rifugio, un alloggio in un'altra regione, in un'altra città, perdere il loro lavoro, perdere per i giovani continuare gli studi o interromperli o continuare gli studi altrove e affrontare enormi difficoltà. Ricordiamo che l'Ucraina è un paese con gravissimi problemi economici. Il reddito medio è veramente molto basso e lo stato sociale è praticamente inesistente, quindi abbiamo anche un problema di circa 1,5 milioni di persone che sono state di fatto abbandonate, più o meno abbandonate al loro destino, persone che paradossalmente non possono godere dello stato di rifugiati al di fuori dell'Ucraina, perché questo è una cosa che è accaduta ai primi mesi della guerra. Ci sono stati alcuni ucraini che hanno cercato sulla falsa riga dei rifugiati siriani, cioè di gente che scappa appunto dalla guerra, di cercare rifugio in altri paesi europei, tipo in Polonia per esempio, ma molti hanno provato a trovare rifugio in Lituania. Il fatto che il conflitto però sia localizzato in una zona, in una parte di territorio molto molto piccola, perché rispetto all'Ucraina è abbastanza grande come paese, il Donbass, la parte separatista, è molto una fetta di territorio molto piccola, fa sì che queste persone non possano godere dello status di rifugiati in altri paesi, perché possono benissimo trovare scampo alla guerra nell'Ucraina stessa. E questo è un po' un paradosso, perché di fatto si nega a gente che appunto scappa dalle atrocità della guerra, dalle armi che continuano a sparare, ripeto, si nega loro il diritto di cercare una vita migliore lontano dalla guerra, e li si costringe a ingrossare le fila di
rifugiati, di questi rifugiati, i cosiddetti rifugiati interni, vengono chiamati IDPs, che non riescono a trovare nel loro stesso paese, non riescono a trovare una sistemazione stabile, perdono il diritto di voto, e dal voto hanno molti di loro hanno perso i documenti, non hanno diritto all'assistenza sanitaria per semplici problemi burocratici, per cui non hanno, perché non hanno più appunto i documenti di residenza, sono stati persi durante la fuga. E quindi appunto tutta una serie di problemi di cui potete confermarvi voi se se ne parla ancora a livello di media mainstream, cioè se ancora se ne sente parlare di guerra in Ucraina. Magari se c'è già qualche domanda che si vuole porre dal pubblico. Io tornerei ancora un po' più indietro, nel senso che non è che conosco molto la situazione in Ucraina, ecco, un po' prima c'era perché è scoppiata questa guerra, il discorso dei separatisti, c'è tanto per chiarire ulteriormente come funziona, ecco, perché non se ne parla. Sì, sì, beh certo, dobbiamo tornare a tre anni fa tondi tondi. Quando scoppiava la rivoluzione di Euromaidan a Kiev, proprio in questi giorni di 3 anni fa, vado per grandi linee, l'allora presidente ucraino Yanukovych doveva firmare un accordo di associazione con l'Unione Europea, era la data prevista era proprio il 22 novembre del 2013, e pochi giorni prima della data prevista per la firma, il governo ucraino, il presidente ucraino, decise di non firmare più appunto l'accordo di associazione e orientare il paese, diciamo, verso la Russia, cioè firmare piuttosto l'accordo di adesione alla Unione Doganale Eurasiatica, che è l'entità a guida russa che dovrebbe fare un po' nell'ottica di Mosca da contraltare all'Unione Europea. Se volessimo approfondire ci sarebbero delle ragioni probabilmente per questo, in realtà l'Unione Europea all'epoca non fece veramente molto per invogliare il governo ucraino a firmare, perché pose piuttosto un diktat. All'epoca, se ricordate, la leader dell'opposizione, quella che all'epoca era l'opposizione, Yulia Tymoshenko, era in carcere, e l'Unione Europea aveva condizionato la firma dell'accordo di associazione alla scarcerazione di Yulia Tymoshenko. Cosa che non avvenne, sarebbe dovuta avvenire secondo un procedimento parlamentare ucraino, era in discussione una legge per depenalizzare retroattivamente i reati per cui era stata incarcerata Yulia Tymoshenko, il Parlamento non raggiunse la maggioranza dei voti, e quindi, volendola vedere da un altro punto di vista, Yanukovych ebbe su un piatto d'argento l'occasione per non firmare l'accordo di associazione, nel quale molto probabilmente non credeva, non era in realtà in agenda la cosa. Questo portò migliaia di persone in piazza proprio nei giorni di fine novembre del 2013, per quella che è stata ricordata come la rivoluzione di, prima le proteste di Euromaidan, poi diventata rivolta di Maidan, perché poi la questione europea si è persa nei 3 mesi delle proteste, è diventata una vera e propria rivoluzione, rivolta di popolo contro una cleptocrazia che aveva derubato il paese delle sue ricchezze, cleptocrazia personificata e guidata anche dallo stesso Yanukovych, fino alla caduta appunto del presidente Yanukovych, che fuggì prima nell'est del paese e poi da lì in Russia. Governo provvisorio, elezioni presidenziali nel giro di alcuni mesi, a maggio del 2014, con l'elezione dell'attuale presidente Petro Poroshenko. Nel frattempo, annessione della Crimea da parte della Russia, i famosi omini verdi, questi militari che privi di insegne distintive, privi di distintivi, che sono comparsi da un giorno all'altro in Crimea, che poi erano militari russi che hanno di fatto preso i centri di, hanno controllato tutti i centri, le basi militari della Marina e gli aeroporti per facilitare, come dire, lo svolgimento del referendum che ha decretato l'annessione della Crimea alla Russia. Poche settimane dopo una cosa simile scoppia appunto in Donbass. La Crimea era e
l'unica vera regione a maggioranza in Ucraina, a maggioranza di etnici russi e russofoni. In tutte le altre regioni, anche queste dell'est del Donbass, ci sono corpose minoranze di russi e russofoni. Distinguiamo sempre fra etnici russi e etnici ucraini russofoni, in realtà culturalmente molto affini, come dire, ma etnicamente ucraini, quindi con passaporto ucraino, con genitori non ucraini e non russi, ma che insieme compongono queste corpose minoranze di lingua russa e direi di cultura molto affine alla Russia, quindi un elemento sicuramente fertile per il separatismo. Dicevo, in quelle stesse settimane scoppia qualcosa di simile in Donbass, che però non segue lo stesso percorso della Crimea, per una serie di ragioni che in realtà si continuano a discutere, ma nessuno lo sa realmente. Probabilmente è molto probabile che il Cremlino avesse una prima intenzione effettivamente di annettere i territori, forse non ha molto probabilmente la rivolta popolare non ha trovato terreno poi così fertile nella cittadinanza, intendo dire proprio l'esercito, le milizie separatiste non sono riuscite a raggiungere una forza così incisiva contro l'esercito di Kiev, quindi a non imporsi come è stato invece in Crimea, dove c'era proprio le forze armate russe, perché erano in stanza lì, che hanno preso le basi militari, quindi hanno chiuso i militari ucraini dietro i cancelli, gli hanno impedito di reagire. Lì invece c'è stata una reazione da parte di Kiev che appunto non ha portato subito a una netta vittoria dei separatisti, e si è trasformato in un vero e proprio conflitto. Molto probabilmente l'interesse della Russia per un'annessione, anzi sicuramente l'interesse della Russia per un'annessione, se c'era stato, è venuto meno, tant'è che si è svolto in Donbass un referendum per chiedere alla Russia l'annessione sulla falsariga di quello che si era svolto in Crimea, ma cosa che non è avvenuta, e si è prima cercato di mantenere in piedi queste entità statali, cercando di dare una certa legittimazione a questa Repubblica Popolare Donetsk e Repubblica Popolare di Lugansk, appunto non c'è stato uno sbocco, non c'è stato la rivolta non è sfociata in altro se non in una guerra guerreggiata, una guerra combattuta, abbastanza feroce per un periodo di tempo fortunatamente limitato, perché nonostante tutto dobbiamo dire paradossalmente che meno male che c'è un conflitto a bassa intensità, certo sarebbe meglio la pace naturalmente, però rispetto a come si combatteva fino al 14 di febbraio del 2015, il giorno prima, alla mezzanotte, in cui è entrata in vigore la prima tregua che insomma ha veramente fermato le bombe, rispetto ad allora oggi si combatte molto, appunto, molto, molto meno. C'è stata questa guerra che non ha portato a nient'altro se non a un pantano della diplomazia che non riesce a venirne fuori. E naturalmente poi, come spesso accade in questi casi, più il tempo passa e più i legami anche tra la terra, tra il Donbass separatista, io non lo voglio chiamare occupato come fanno alcuni, perché è vero che c'è stato un forte intervento russo, non soltanto esterno, ma anche in alcuni casi anche proprio interno, però insomma lì ci sono sempre quelli che ci abitavano, cioè, io preferisco chiamarlo appunto territorio separatista non occupato, a differenza invece della Crimea che ha avuto un'occupazione militare. Però appunto stavo dicendo, non ha portato a nient'altro se non un pantano della diplomazia che non riesce a venirne fuori, anche perché questo 1,5 milioni di persone che ormai da 2 anni, 1,5 milioni, 1,7 milioni circa a seconda delle stime, che ormai da 2 anni vivono fuori dai territori separatisti, più passa il tempo più sarà difficile che riusciranno a rientrare a casa e a reintegrarsi, anche perché le infrastrutture sono state completamente distrutte. Il simbolo di tutto questo è l'aeroporto di Donetsk, non so se qualcuno di voi ha visto mai delle fotografie, dei filmati, era l'aeroporto costruito nel
2012 per gli europei di calcio che sono giocati lì, no? Quindi un aeroporto modernissimo. Io l'ultima volta sono atterrato proprio lì, prima dello scoppio della guerra Donetsk, che è un aeroporto modernissimo, nuovissimo, appena finito un anno di vita, adesso è inesistente, un muro di macerie. Quello è un po' diventato il simbolo, perché tu metti le foto accanto del prima e del dopo, dà proprio il senso, dà raccapriccio, nel senso che te lo sbatte proprio in faccia, no? Però le infrastrutture del Donbass sono ormai allo stremo. Era la regione più produttiva dell'Ucraina, anche la regione più ricca, distretto minerario e grosse industrie pesanti, e sono state appunto state completamente distrutte. Molte case sono distrutte, e quindi l'economia locale è veramente ridotta a zero, una ragione probabilmente per cui è venuto anche meno l'interesse da parte della Russia di accollarsi la ricostruzione. Quindi appunto sono, più passa il tempo, più gli ostacoli che dovrebbe affrontare la diplomazia diventano difficili da essere sormontati. Forse per capire meglio quello che è successo in Ucraina bisognerebbe vedere prima di questa rivoluzione, perché al tempo di Khrushchev la Ucraina era russa, era sotto la Unione Sovietica, e poi Khrushchev ha lasciato la Ucraina diciamo indipendente, e i russi hanno fatto un concordato economico e con la Ucraina, e il concordato con la Ucraina contemplava delle condizioni economiche speciali date dalla Russia. La Russia però ha mantenuto, dal tempo che l'Ucraina era Unione Sovietica, ha mantenuto le sue navi di guerra. Per cui in Crimea, perché per loro la Crimea era uno dei pochi sbocchi sul mare, perché quando sono venuti adesso per aiutare la Siria hanno dovuto andare sul nord per venire dentro, passare dove era la Siria. Allora, secondo me, la cosa che ha causato, e questo io ho visto così leggendo giornali e sentendo le notizie, cos'è successo? Che a un certo punto, quando la Ucraina ha deciso che voleva aggiungersi all'Europa economicamente, Putin, il presidente dell'Ucraina, ha ricordato all'Ucraina che c'era questo negoziato economico con la Russia, e se andavano con l'Europa avrebbero dovuto rinunciare al concordato economico con la Russia, che era molto più conveniente. E allora questo presidente ha detto: ok, tiriamo indietro, ok? Quando poi la gente ha incominciato a lamentarsi, è intervenuto molto, molto rapidamente una specie di comitato internazionale, soprattutto spinto dalla Germania, ok? Sono entrati e erano tra quelli che protestavano. È chiaro che i russi, quando hanno visto questa cosa qui, hanno detto: noi occupiamo la Crimea prima che quelli dell'Ucraina ci portano via, ci fanno problemi con le navi da guerra in Crimea. È per quello che sono venuti giù. Secondo me, ok, se questa guerra non è andata oltre, è stato perché Putin
ha cercato di frenare. E gli americani hanno messo la loro pezza anche. I tedeschi che spingevano con la Merkel, che non può vedere Putin, perché lei è cresciuta nella Germania dell'Est. Tutte queste cose qui sono state create da, secondo me, molte intervenzioni di gente o di nazioni che non avevano l'interesse dell'Ucraina, ma il loro interesse. E come la vedo io? E come se adesso l'Austria dicesse: io mi prendo il Tirolo di nuovo, ok? Io vengo qui perché hanno cominciato a creare problemi. E allora noi, tutti quanti quelli che non sono tirolesi, o devono parlare il tedesco o devono andare. E questo ha fatto la Russia, ha detto: io controllo la Crimea, perché a un certo punto sono sempre stata lì e non vedo perché devo andare via. Sì, allora, poi la gente incomincia a fare le discussioni, litigano e poi si spara. No, allora, no, non c'è dubbio che si è giocato molto sulla pelle degli ucraini. Questo è vero, ed è anche vero che un po' tutti i paesi, le potenze, i paesi più potenti, dalla Russia agli Stati Uniti, anche alcuni paesi europei, hanno giocato le loro carte in Ucraina. Su questo non c'è dubbio. Però allora mettiamo le cose un pochino in ordine. In Crimea è vero che c'erano le basi russe, c'era un accordo novantennale di affitto che non è stato messo assolutamente in discussione dal nuovo governo, dal governo entrato in carica immediatamente dopo la rivoluzione di Maidan. Era una cosa che non era assolutamente toccata. Così come non era ancora in discussione assolutamente un eventuale ingresso nella NATO dell'Ucraina, che avrebbe potuto mettere in qualche maniera in dubbio la presenza militare russa in Crimea. È vero che la Crimea al tempo dell'Unione Sovietica era Russia, quindi apparteneva alla Repubblica Socialista Sovietica di Russia all'interno dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, che è stata ceduta da Khrushchev con un semplice decreto all'allora Repubblica Socialista Sovietica di Ucraina all'interno dell'URSS, quindi all'epoca era un confine amministrativo. Però è anche vero che nel 91, quando l'Ucraina è diventata indipendente, quelli erano i confini. E a mio parere controversie territoriali di questo tipo andrebbero risolte con la diplomazia internazionale, con i trattati internazionali. Voglio dire che così come fino a pochi giorni prima del novembre 2013 non era in discussione la sovranità territoriale dell'Ucraina sulla Crimea, alla stessa maniera non lo era il 18 di febbraio del 2014, cioè il giorno dopo, 19 se non mi sbaglio, insomma, voglio dire, il giorno immediatamente dopo la fine della rivoluzione, della rivolta, la caduta di Yanukovych, anzi 20-22 di febbraio. Il discorso della... Sì. Danilo, ti lascio continuare la riflessione. Sì, è tanto... Dopo, E passerei dai temi di geopolitica dura e pura alla letteratura, alla presentazione di qualche autore. Poi torniamo dopo l'intervento di Roberto. So che si aprono mille volte strade. Sì, in realtà io mi ricollego a questo, vuol dire come è nato il nostro interesse in realtà per la letteratura ucraina. In realtà la casa editore, per chi non conosce, si occupa molto di Mitteleuropa, ma nel tempo si è occupata e si sta occupando molto di est, quindi letteratura rumena, ungherese, ucraina, russa, e piano piano insomma è un mondo che si sta veramente conquistando, e lo facciamo con gli occhi degli studenti, cioè curiosiamo, vediamo delle cose che ci piacciono, cerchiamo di approfondirle. Cosa è accaduto con l'Ucraina? È accaduto che alcuni anni fa e ho avuto la fortuna di poter portare nel catalogo Keller Kurkov, che è lo scrittore di ucraino di lingua russa più noto in Europa,
più tradotto. E riuscimmo a portarlo perché alla fine lui si stancò di stare con un grande editore italiano e accettò di puntare su un editore di qualità, piccolo, ma che gli dava molte speranze. E proprio in quel periodo lì, dopo averlo messo sotto contratto, sono cominciate ad arrivare quelle notizie di Roma Maidan. E qui, se voi ricordate bene, almeno la cosa che io avevo, tantissima confusione, non capivo cosa stesse accadendo, c'è cioè chi dicevano che c'erano movimenti di estrema destra, c'è cioè infiltrazione, eccetera. Kulkov abitava ai tempi, abita tuttora a Kiev, a poche centinaia di metri dalla piazza, e quindi scambiandoci delle mail per vedere come insomma, se stava bene, perché era una famiglia, dei figli, eccetera, e gli chiesi se aveva voglia di scrivere qualcosa per aiutarci a capire cosa stesse accadendo. Poi nacque questo diario, che venne pubblicato tra l'altro in contemporanea da noi, in Francia da Lévy, in Germania da Haimon e poi in ambito inglese da Viking. Ed è semplicemente un diario che va dal novembre 2013 ad aprile 2014, dove lui racconta le cose che vede. A posteriori dice anche le intuizioni che io ebbi di fatto hanno il limite del diario, perché il diario è sempre una notazione indiretta di cose che poi puoi interpretare che sono anche tagliate, emotive, eccetera. Però ci aiutò a capire molto di più la storia dell'Ucraina, che cosa stesse accadendo, eccetera. Tra l'altro Kulkov è di lingua russa, quindi è un russofono, anche l'altra cosa. E quell'anno, poi alcuni anni dopo, cominciavo ad avere dei rapporti più interessanti con i casi critici ucraini, e qui notavo delle cose. Innanzitutto che nella lingua, se vedo franco forte, è la Fiera Internazionale dei Diritti d'Autore, qui si comprano libri da tradurre, eccetera. Però il primo anno che ebbi dei rapporti con gli editori, nel 2014, in realtà gli ucraini avevano una produzione sterminata di libri sulla guerra, che parlavano appunto dei reportage, appunto della riporta di Donia, le fotografie degli scontri, eccetera, a come veniva vissuta la guerra dai reduci, eccetera. Ecco, quest'anno buona parte di questa narrativa è scomparsa. E qui mi ricollego appunto a quello che dicevi tu, che questa, come dire, il racconto, la narrazione della guerra è scomparsa in buona parte dalla letteratura che si vuole esportare, non vuol dire da tutta la letteratura, però dalla letteratura che un paese propone agli altri paesi per farsi conoscere. E questo l'ho trovato molto interessante, poi mi ha illuminato quello che hai detto tu, perché questo vuol dire che un paese non sente più che questo argomento è un argomento importante di narrazione di se stesso in ambito letterario. L'altra cosa che invece abbiamo scoperto sull'Ucraina è che l'Ucraina in realtà è un crogiolo di lingue, oltre che di etnie. In particolare, grazie a un'altra autrice, Maria Matthios, che conoscerai ovviamente più per motivi anche politici, era parlamentare ai tempi appunto dei fatti di Euromaidan. In realtà lei viene dalla Bucovina, noi trentini, Galizia, Bucovina l'abbiamo sentita nominare per le questioni della Prima Guerra Mondiale. Bene, la Bucovina è un esempio europeo simile all'Alto Adige, simile a tanti altri territori che nel tempo sono stati frammentati da dei confini. La Bucovina è stata frammentata tra tre, addirittura quattro nazioni, e nella sua lingua mantiene queste radici di più di lì. E la Matthios ha scritto un romanzo bellissimo, si intitola Da Rusia alla Dolce, dove la protagonista è una ragazza che non parla, parla solamente sulla tomba del padre e soffre di grandissime emicranie. E in realtà l'autrice riesce attraverso la vicenda di questa giovane ragazza, che parte dalla fine e torna alle origini, a raccontarci un po' le vicende che hanno travolto questa piccola regione in mezzo all'Europa, l'Europa orientale, e con essa ovviamente le vicende che la segnarono dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questa è l'Ucraina che noi conosciamo attraverso la letteratura. Kulkov poi ha pubblicato altri romanzi, in particolare la trilogia che stiamo portando avanti, la trilogia dello sparo solitario, che è ambientata durante l'Unione Sovietica a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, anzi durante l'invasione nazista dell'Unione Sovietica. E qui c'è un altro elemento interessante che si ricollega ad esempio al fatto che molti editori ucraini, voi sapete che
la lingua internazionale dell'editoria resta l'inglese nel dialogare con gli altri editori, poi ovviamente si passa a conoscere le letterature. Beh, con gli editori ucraini di una certa generazione è impossibile parlare inglese, fanno molta fatica perché il loro universo di riferimento resta ovviamente il russo o l'Unione Sovietica. Beh, questa è una letteratura, c'è fortissimo, no? Cioè, c'è il racconto, la voglia di raccontare attraverso i romanzi questo imperio che fu l'Unione Sovietica. E Kulkov riesce a farlo però con un'ironia incredibile. Se bisogna trovare dei paragoni, tra virgolette, gli appassionati di letteratura rossa me la passino, insomma, ha lo stesso sguardo surreale che poteva avere un Bulgakov, cioè quindi la voglia di vedere la realtà sotto un'altra luce. E lui riesce a raccontare l'Unione Sovietica e le sue distorsioni attraverso le vicende di personaggi reali e fittizi, perché nei suoi romanzi c'è sempre un animale che parla, c'è un angelo caduto dal cielo, c'è un pappagallo che di fatto è il più saggio tra tutti. Quindi insomma sono delle figure che lui usa per raccontare una storia che altrimenti non saprebbe raccontare in maniera diversa per le sue distorsioni. E questa è l'Ucraina della letteratura che noi conosciamo. Però questa Ucraina è presente anche, ci siamo accorti, in tutta una serie di altri rivoli. E uno di questi è un libro per noi importantissimo che abbiamo pubblicato poco meno di un anno fa, e che è Paesaggi contaminati di Martin Pollack. Martin Pollack è in realtà uno scrittore di lingua tedesca, austriaco, e figlio di nazisti fino all'ultima ora. Suo padre fu trovato addirittura morto al confine, al passo del Brennero, con un colpo in testa, mentre cercava di fuggire, inseguito dagli americani. Il padre dirigeva uno squadrone di SS che faceva pulizia etnica in Slovenia, quindi li uccideva di fatto gli slavi. Beh, lui parte da questa vicenda autobiografica e dedica di fatto tutta la sua vita a un percorso di recupero della memoria che non ha confini di tipo ideologico, perché si occupa, ad esempio, in questo libro delle fosse comuni sotto il nazismo, sotto il comunismo, che toccarono e che sono diffuse in tutta quella che è l'Europa orientale, che va dai paesi baltici fin giù al Mar Nero. E in particolare poi si occupa ovviamente di Ucraina, perché lì abbiamo le grandi fosse comuni. E la riflessione che lui porta è poi del rapporto di questa memoria con il paesaggio attuale. Quando prima parlavi dell'aeroporto di Donetsk, o anche se uno si immagina o vede le fotografie, che tra l'altro non sono girate tantissimo, di situazioni di guerra in Ucraina, almeno tra largo pubblico, beh, guarda, comincia a capire che il paesaggio andrà visto con occhi diversi. Questo è un libro anche che ci ha aiutato molto su quella che è, dire, la possibilità di pensare come a una letteratura che sia in realtà in grado di raccontarsi la realtà. Grazie Roberto. Nell'attesa che qualcuno anticipo eventuali domande con una richiesta a entrambi che mi premeva, proprio perché tutti questi eventi sono organizzati da Social Catena, quindi da ragazzi che hanno già con entusiasmo intrapreso sia il loro percorso di studi e anche in parte professionale. E proprio per questo volevo chiedervi un po' a lato, diciamo, della questione ucraina, qual è stato il vostro primo passo per diventare rispettivamente giornalista e editore, cioè il momento in cui un episodio oppure una cosa che senza la quale non saresti divenuto quello che ma oddio, così sui piedi non saprei neanche dire, nel senso che non riesco a ritrovare un momento specifico. Probabilmente, come verrebbe da dire, che sono le vocazioni, no? Qualcosa che forse, ecco, resta latente nel mio caso per tanto tempo. Io non sono giornalista da sempre, io ho avuto una prima vita in cui ho fatto tutt'altro, sono stato un impiegato pubblico e a un certo punto ho mollato tutto e ho studiato, mi sono rimesso a studiare per diventare giornalista professionista, quindi nel senso proprio
ho ricominciato a studiare letteralmente, ho fatto un master in giornalismo, eccetera. E la cosa è di tutto sommato non tantissimi anni fa. Quindi forse ecco, io posso trovare nella mia vita quel momento lì. La cosa interessante che mi viene da dire è che questo probabilmente sarà qualcosa di simile anche nella tua esperienza, perché poi in tutte le cose della vita, anche quelle professionali, c'è sempre una componente di passione, e intanto intendo dire di interessi personali, in questo senso di passione. E avendo avuto sempre io un grande interesse per tutto il mondo dell'Est Europa, tutto ciò che era a est dell'allora comunità europea, che adesso ci ha inglobato in gran parte anche quella parte lì, e quell'interesse l'ho trasformato nel mio lavoro, cioè nel momento in cui si è slatentizzata la vocazione giornalistica, che era stata latente per tanti anni, le due cose hanno coinciso. Ecco perché mi trovo a scrivere di Russia, di Ucraina, a collaborare con l'Osservatorio Balcani Caucaso. Diciamo, le due cose sono appunto coincise, e una alimenta l'altra, la passione giornalistica e la passione per tutto un mondo pieno di sfaccettature come quello dell'Europa orientale, che poi alla fine arriva fino al Mar del Giappone, perché se ci mettiamo dentro tutta la Russia uralica, dagli Urali in là, arriviamo veramente al Mar del Giappone. Quindi questo è un po' un momento specifico, non lo trovo, sono proprio quello in cui appunto forse ecco la lettera di dimissione precedente, no? Forse quello. Lascio ancora un minutino per riflettere a Roberto. Ah, okay. Dicendo che Danilo, ancora prima di essere giornalista professionista, è anche autore di un libro, di un viaggio. Un paio di libri, ecco, guarda, mi ha fatto bene a correggermi. Sì, sempre di viaggio, che dimostrano comunque una vocazione verso la scrittura, innanzitutto. No, pensavo volessi dire verso Oriente, perché quei viaggi perciò ho annuito, ho detto la vocazione verso l'est, anche in quel caso. Sì. Poi solo. Sì, no, beh, io ho fatto. Vabbè, questa è una cosa veramente ludica, come dire. Ho fatto due viaggi in Fiat 500, uno sono arrivato a Pechino passando per Vladivostok, quindi in tre mesi di viaggio ho attraversato tutta la Russia, questo ormai più di 10 anni fa, 2000, sì, 15 anni fa. Quando sei da giovane? Sì, sì, da giovane. Quello già è stato una bella full immersion di mondo dell'est, perché tanti mesi di strade siberiane, sì, poi è roba che comunque ti continui a portare dietro anche negli aspetti un po' più seri della professione, cioè nel senso che io mi rendo conto che tante volte quando mi occupo di questioni magari geopolitiche che riguardano la Russia, in qualche maniera quei mesi trascorsi nell'abitacolo della 500 in Siberia, cioè attraversando la Russia per le strade siberiane, qualcosa riemerge del contatto diretto con il paese, con la cultura della Russia, anche dell'Ucraina. Un'altra cosa triste da pensare è che io appunto 10 anni fa ho attraversato il Donbass con un'area, cioè appunto una 500, con un'area dell'allegria, gli stessi territori che adesso, gli stessi paesini che adesso mi tocca nominare e nomino come luoghi di battaglia, luoghi in cui sono sparati i missili, il terribile Torres da cui sono partiti molto probabilmente i missili che hanno abbattuto, il missile che ha abbattuto il volo della Malaysia Airlines, per dire. E io magari ho anche ricordi molto, come dire, allegri di quei posti, però ecco, fa tutto parte dell'esperienza. Da questi viaggi ho fatto quello che forse volevi dire, libri di viaggio, però ecco, roba molto molto leggera. Diciamo, se sei stato sconsiderato tu ad abbandonare un posto fisso per l'incertezza del giornalismo attuale di questi tempi, come poca razionalità, diciamo, sicuramente anche Roberto nel... Ormai sono passati molti 11 anni. Molti anni. 11 anni 25 di novembre. Nel lanciarsi l'avventura di una casa editrice. Sì, ma anch'io non ho un momento preciso. Anzitutto non era il mio sogno da piccolo fare l'editore. Vengo da una famiglia che non aveva delle grandi biblioteche in casa, quindi non ho nemmeno la possibilità di dire che ho respirato letteratura fin da piccolino.
però a un certo punto qualcosa è cambiato e ho sentito, ovviamente ho fatto i miei studi umanistici universitari e poi tra i vari lavori ho deciso di sperimentare l'editoria e ho deciso di partire, sono andato a Milano, dove in realtà ho capito che era il mestiere che mi sarebbe piaciuto fare. Odiavo però Milano, quindi ho deciso di tornare e di aprire qualcosa qui. E perché mi piace? Perché è come fare lo studente a vita. Cioè l'editore è come fare lo studente a vita. Purtroppo con gli stessi soldi a volte, questo è il problema. Però anche per i giornali sì, sì, siamo più o meno sulla stessa barca. Però la cosa interessante è scherzosa questa cosa, però in realtà è la cosa forse più bella di un certo tipo di editoria, ovviamente, perché non tutti. L'editoria fortunatamente è molto variegata, quindi insomma ci sono possibilità di fare l'editoria in maniera diversa, ma per il tipo di editoria che a me piace è continuare a imparare, curiosare, vedere, andare a conoscere. E questo lo facciamo, quindi di fatto adesso penso che grosso modo la casa editrice traduce da una quindicina almeno di lingue diverse, con sempre voglia di sperimentare. Difatti prima, questi sono, è una collana nata un anno fa che si occupa del reportage più specifico, il reportage letterario, nata conoscendo i grandi autori polacchi e poi cercando di ampliare lo sguardo. Quindi non c'è in realtà un momento scatenante, però di fatto poi è cresciuta, cioè è una passione che trovi. Io ho sempre pensato che in realtà le professioni scoperte dopo forse ti danno un po' più di continuità, non so come dire, no? Parti con, non è l'idealismo che non ti fa vedere le cose, ci arrivi in altro modo e forse poi riesci a investire di più come chiarezza di idee, eccetera. Però è secondo me uno dei più bei mestieri in assoluto, anche perché incontri persone interessanti, no? Cioè alla fine, io l'ho sempre detto, cioè una casa editrice in 6 mesi può fallire, però magari fra 10 anni uno dice, beh, ho conosciuto Arthur Müller, ho conosciuto una certa persona, ho saputo di più, e questo non te lo toglie nessuno. Aperte appunto alle domande, curiosità, qualsiasi. Silenzio. Io non farò una domanda scherzosa, ma la 500 se si è rotta, è dovuto. Vabbè, un autore polacco, come ha detto, a un certo punto lui ha puntato sulla UAZ perché altrimenti oltre l'ora lì non avrebbe trovato nessuno in grado di aggiustare un Audi o una via tedesca. Sì, no, vabbè, si è rotta, però secondo me è molto semplice, non abbiamo avuto problemi a registrare da qualunque tipo di meccanica. Estremamente semplice, senza elettronica. Quindi. No, ma io non so, io forse ho lasciato un po' a metà nel discorso di prima, non so se non ci sono altre domande, cioè se nessun altro. C'è una mano alzata. Prego, prego. Sì, no, perché magari appunto per completare il discorso. Ho fatto un po' il quadro attuale, la situazione dopo ci ho dato un po' di beccata per avere una storia un po' più dettagliata, come dato quant'altro, ma lei dice che rischia di diventare un conflitto pian piano con una brace che ti interferisce. Ma è stata fatta una ipotesi di quali possono essere i scenari di uno sviluppo futuro, quindi un futuro di questo conflitto, come potrebbe evolvere? Sì, la risposta è sì, in realtà è purtroppo l'ipotesi più accreditata oggi, cioè quella più probabile secondo chi segue la guerra in Ucraina da 2 anni a questa parte, è che resterà un conflitto congelato. Questa è la cosa su cui scommettono quasi tutti, naturalmente salvo essere smentiti domani, ma nel senso... economico, sociale... Ma allora, il modello che si guarda quando parliamo di conflitto congelato per il Donbass, oggi è ancora... Ripeto, è ancora una guerra che si combatte, è stata definita appunto conflitto a bassa intensità, questa cosa così, quindi ancora non lo possiamo chiamare conflitto congelato. Però quando si parla riguardo al Donbass di conflitto congelato, si pensa alla Transnistria, che lo dico per chi non dovesse sapere, è quella fetta di territorio separatista, filo russo, maggioranza etnica russa e russofona, della Moldavia. Cioè è formalmente territorio moldavo, una fetta di terra compresa tra il fiume Dniester, che è il nome Transnistria, e il confine proprio con l'Ucraina.
rimasto un po' la scheggia impazzita del crollo dell'URSS, cioè nel senso quando è caduta l'URSS e le ex repubbliche sovietiche hanno avuto le loro indipendenze, è arrivato il momento della Moldavia e questo pezzettino qui si è trovato a essere tagliato fuori e ha avuto una brevissima guerra nel 92, con poche decine di morti, pochi giorni di combattimento, forza di interposizione di pace russa, congelato. Cioè lì non si spara in Transnistria, è pacifico, ci sono i soldati russi di forza di pace, caschi blu chiamiamoli, non sono dell'ONU, sono proprio della Federazione Russa, che presidiano il ponte di accesso alla capitale di Tiraspol, però poi è un luogo pacifico, non è un luogo in guerra, non si muore più per di guerra dal 92. Ecco, questa, siccome ci sono alcune analogie, certo ogni caso è a sé, nel senso non facciamo troppi paragoni tra il Donbass e la Transnistria, però ripeto, quando si pensa a quella che può essere l'ipotesi più probabile per il futuro, si ha in mente un qualcosa del genere. Paradossale che a me questa cosa è stata detta da una mia amica di Donetsk, del Donbass, 2 anni abbondanti fa, quando l'ho incontrata appunto lì a Donetsk, si sparava e lei un giorno mi ha detto: io so noi che fine faremo, saremo un'altra Transnistria, quando ancora non lo dicevano gli analisti. Io presumo che appunto questa può essere la fine. Il dubbio semmai è quando, perché a questo livello di bassa intensità la guerra va avanti già da tempo, va avanti già dal febbraio del 2015, e quindi appunto è quando la bassa intensità diventerà zero, e la conta dei morti che oggi è zero, ieri è zero, l'altro ieri 2, settimana scorsa 7, no? Quando questo sarà sempre zero, zero vittime, per poter parlare di conflitto congelato. Ma al di là di questo, una soluzione non si vede, perché una cosa che non ho detto, se entriamo nel dettaglio, diciamo, una cosa che sarebbe prevista, che è prevista dagli accordi di pace stipulati a Minsk, è probabilmente il più grosso ostacolo per la pace nel Donbass, è un altro dei paradossi di questa guerra. Ossia, si prevede di garantire una sorta di legittimazione a queste entità separatiste, che non dovranno più vivere come repubbliche indipendenti, ma rientrare sotto il controllo del governo di Kiev, con una buona dose di autonomia, non ancora chiarita, nel senso da stabilire con legge ucraina, quindi già prima cosa che i separatisti quando la sentono mi viene l'orticaria, no? Che debbano essere regolati dalla legge di Kiev, e soprattutto le autorità locali dovrebbero essere legittimate con elezioni che sarebbero già dovute tenere da tanto tempo, da diversi mesi, secondo quanto stabilito a Minsk, elezioni svolte secondo una legge speciale votata dal Parlamento di Kiev. E quindi è chiaro che se lì ancora sparano per rivendicare un'autonomia, quelle ragioni che stanno sotto possono essere di vario tipo, dal fatto che sia uno scacchiere dove le cui pedine sono mosse da mani che sono altrove, Russia, Stati Uniti, Unione Europea, Europa, non Unione Europea, paesi europei, potenze europee, Germania in primis, che sia così, che siano altre ragioni, comunque voglio dire, chi li spara per dire, sventolando una bandiera di un paese che non esiste, per dire noi siamo la Repubblica di Donetsk, come può, ma come potrà mai accettare di svolgere sul proprio territorio elezioni con la polizia di Kiev, le autorità di Kiev, il controllo del Parlamento di Kiev? E infatti hanno detto non sono fermi neanche. E sono fermi lì sostanzialmente, quindi è chiaro che con queste premesse veramente non se ne vede la via d'uscita. Salvo poi, ripeto, essere smentiti domani, perché si mettono d'accordo veramente i quattro leader, Putin, in realtà Poroshenko conta pochino in questo, si mettono d'accordo Francia, Germania e Russia, che sono gli altri dei paesi negoziatori del formato di Minsk, il formato Normandia cosiddetto, il quartetto di Minsk, e risolvono la cosa e dicono... Cioè, è una zona che è un po' il granaio anche dell'Europa, insomma, non è
Sì, oddio, quella zona lì non tanto, era più il distretto minerario che trainava l'economia ucraina, ma ora... economici. Adesso il grosso dell'interesse economico sembra essere quello dei traffici legali, soprattutto di armi, attraverso, perché effettivamente ne sfuggiva tantissimo. Comunque io penso, se posso aggiungere questo, l'Ucraina è come un ponte per il petrolio dalla Russia, gas, okay? E poi anche l'Ucraina ha centrali nucleari, ok? Però che centrali nucleari sono il fabbisogno nazionale. Controllate. Sì, ma non in territorio di guerra. Beh, se un terrorista va dentro alla centrale nucleare non... No, però tutto. Chiediamo una cosa. Quello volevo aggiungere, lei ha detto, gli europei, se posso avanzare una possibilità, ok? Adesso lei ha detto Trump non conta. No, Poroshenko. Oh, ok. Perché? Cioè, negli accordi di Minsk la voce che si sente di meno è quella del presidente ucraino. Se adesso è stato congelato, io penso anche che è possibile, perché negli Stati Uniti c'erano due fazioni. Se avesse vinto la Clinton, avrebbero spinto insieme con la Merkel, con la Germania, a fare la situazione peggiore. Adesso Trump ha detto che lui non vuole, cioè è molto più colomba della Clinton. La Clinton era un palco. Se adesso gli americani non spingono, è ben possibile che la situazione si calmi, perché poi non ha, l'Ucraina non ha più l'appoggio degli Stati Uniti, che Obama continuava a spingere con la Clinton, e la Germania ha problemi anche, cioè la Merkel ha tante altre cose da pensare, per cui probabilmente piano piano la cosa si calma così. Prima di ripartire, e ci vedo poco, ma ho visto una mano. Una domanda a provocazione. Tu hai detto che il conflitto in Ucraina è poco conosciuto, poco riportato dai media. Come giornalista, quanto ti senti in colpa a non parlare, non conoscendo per chi a non parlare della guerra, a parte il libro, appunto, provocazione. Dall'altro punto di vista, la guerra di propaganda, un nuovo tipo di guerra ibrida. Cosa puoi dire? Sì, allora, sulla prima cosa, la domanda è interessante. Sì. Sono uno dei 500 monitor dell'OSCE a Lugansk. Sei a Lugansk? Beh, allora avete le mani legate. E io, avete le mani tanto legate. Scusa, e vivi a Rovereto? Sei originario? Sono di Trento, in ferie. Ma dai, e quando torni a Lugansk? Lunedì. Complimenti. E com'è? Allora dici tu come, scusami, com'è lì? No, perché guarda, per risponderti, però poi mi interessa a questo punto che mi dici un po' tu, perché scusa. No, allora, io sono freelance, quindi paradossalmente io devo discolparmi, nel senso che io per primo trovo difficoltà a parlare di Ucraina. Se non fosse veramente per Osservatorio Balcani, perché ci dà spazio a noi che affrontiamo questi argomenti, perché i media mainstream non hanno più interesse nella cosa, te lo dicono chiaro gli editor, dicono guarda, non, Ucraina ancora. In Europa. Sì, non è soltanto un problema italiano. Cioè, di tanto in tanto, anche a me è capitato, ogni tanto quando a qualcuno... va bene, ma sì dai, che succede in Ucraina? Sì dai, facciamolo un pezzo per dire se spara ancora. Quando muore qualcun altro. No, non necessariamente. Di Rovereto che dall'intervista, ma cosa ci fa un 21enne di Rovereto
Sì, no, non necessariamente, però diciamo è un problema di, diciamo, un po' più grande di noi, nel senso i giornalisti, anche presumo anche chi non è freelance, anche chi è in redazione, deve sempre rispondere alla fine alle logiche editoriali che decide il direttore, il redattore capo, quindi sono dinamiche un po' più che stanno un po' più in su di noi, come dire. E, l'altro sulla guerra libri, vabbè, c'è da dire, c'è un mondo intero qui. Io mi aspettavo sinceramente un pochino l'incontro. Se ci spieghi cos'è. No, allora, sì, per guerra ibrida in realtà non ha una definizione, nel senso che ogni tanto se ne trova una diversa, nel senso che dice no, ma la guerra ibrida non è questa. In generale, la guerra non soltanto combattuta con le armi sul campo, ma con una forte componente di propaganda, ma anche con le tecniche russe di Maskirovka, quelle, cioè di mascheramento, quelle utilizzate in, per esempio in Crimea, ossia mandare soldati rinnegandoli senza insegne, come sembra abbia fatto anche in Donbass, anzi quasi certamente la Russia ha fatto anche in Donbass, mandando dei soldati che poi rientrano in maniera clandestina in Russia, anche purtroppo nei sacchi neri. E quindi una guerra che non è la classica guerra di un tempo con la dichiarazione di guerra, cioè in Donbass non si può parlare di guerra fra Ucraina e Russia, l'ha fatto la Corte Penale Internazionale qualche giorno fa e ha scatenato le ire di Mosca. Non si può parlare di guerra tra Ucraina e Russia perché la Russia formalmente non c'è lì, ci sono dei miliziani, delle milizie locali separatiste che poi tutti sanno che è un segreto di Pulcinella, perché tu questo non credo che me lo possa dire adesso, ma ce lo diciamo, perché è pieno di militari russi, certo non si fanno vedere su Ulica Artyomska al centro di Donetsk, però è pieno di soldati russi che vengono reclutati al di là del confine. L'esercito russo ha partecipato almeno a due azioni militari in territorio del Donbass, proprio parlo di Lovaisk e di Debaltseve, almeno sicuramente in queste, cioè almeno in due occasioni è intervenuto l'esercito russo, però appunto in maniera ibrida, cioè non ufficialmente, senza segni distintivi sulle divise, senza che ci sia una dichiarazione di guerra, senza che ci sia di fatto una guerra in atto tra Russia e Ucraina. Quindi in tutto questo poi c'è la forte componente della propaganda. Infatti io dicevo, nei vari incontri in cui ho partecipato in questi anni, questi due anni sull'Ucraina, alla fine scatta sempre il dibattito tra, passatemi la divisione con l'accetta, però per semplificare, filo russi e filo ucraini, e finisce un po' a tifoseria, ed è uno degli effetti tangibili proprio della forte propaganda che c'è in atto su questa guerra. Ora magari appunto proprio perché è meno agli onori della cronaca, è anche meno evidente questa cosa qui, però una fortissima propaganda messa in campo dalla Russia, ma anche con una forte risposta ucraina, pure un po' sulla stessa lunghezza d'onda, quindi una guerra di informazione, disinformazione, che sta svolgendo un ruolo determinante, ha svolto un ruolo determinante in questa guerra, perché poi se magari viene meno l'appoggio di paesi occidentali, per esempio, se nelle varie assemblee parlamentari ci sono, non passano mozioni o provvedimenti per intervenire, per aiutare con aiuti non letali l'Ucraina, per esempio, è perché magari alcuni, una forte componente dei rappresentanti dei parlamentari, dei deputati, magari è stato letteralmente vittima del fuoco incrociato delle propagande. L'ultimo esempio ce l'abbiamo proprio ieri, mi pare, no? Il Parlamento europeo ha votato una mozione per contrastare la propaganda russa, la disinformazione russa, ci sono stati 308, mi sembra, voti a favore, ma fra astenuti e voti contrari 380, la mozione è passata, però ci sono 380 europarlamentari che dicono no, però alla fine, cioè non hanno votato contro, diciamo, per dotare l'Europa di armi contro, armi di informazione per contrastare la propaganda russa. Quindi si potrebbe dire
è un effetto della guerra ibrida, della propaganda stessa, che riesce a plasmare poi anche il volere di organi legislativi, di organi parlamentari, di assemblee. Tutto questo però, cioè io vorrei sentire... Da giornalista però voglio dire c'è un osservatore Osce qui che mi piacerebbe... Infatti era quello che sta può parlare, dici qualcosa, soprattutto come si chiama. Purtroppo firmiamo un accordo, sì, nel nostro contratto, dove diciamo che tutte le informazioni di cui veniamo a conoscenza non possono essere... Ho capito. Magari poi... Ci siamo... il suo nome che dire, da Pia Trentino. Luca Costa. Magari potrebbe essere interessante, senza entrare nel merito della questione di cosa accade o meno in Ucraina, perché non tutti qua conoscono, uno, chi è l'OSCE e come mai, ti do del tu, siamo in un luogo informale, e come mai sei lì, cosa vuol dire fare monitoraggio internazionale su questo? Certo. L'OSCE è un'organizzazione internazionale, organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa, con 57 stati membri, quindi è più grande dell'Unione Europea, è nata negli anni 70 con gli accordi di Helsinki per facilitare il dialogo tra Est e Ovest, quando c'era ancora la guerra fredda. È diventata molto operativa, in parole povere, durante il conflitto in ex Jugoslavia, con tante missioni nei vari paesi. Quando è scoppiato il primi disordini in Ucraina, l'Ucraina come paese membro ha chiesto l'intervento di una missione. In realtà sono tre le missioni dell'OSCE in Ucraina. La nostra, Special Monitoring Mission, è la più grande, con circa 1000 dipendenti funzionari, soprattutto nell'est, nelle due regioni separatiste del Luhansk e Donetsk, e buona parte di questi al di là della linea di contatto, nelle due regioni separatiste proprio, che io sono in una delle due. E cosa dobbiamo fare? Il mandato della missione è monitorare e riportare. Noi osserviamo le violazioni al cessate il fuoco, di cui all'accordo del febbraio 2015, e non possiamo fare nulla. Non è che estraiamo cartellino giallo o cartellino rosso, bambino cattivo, non hai rispettato le regole, no, osserviamo che il giorno X a ora tot è avvenuto il bombardamento della città, questi sono i danni, si pensa che il bombardamento sia partito da quella parte, e lo scriviamo. Poi nei vari livelli diplomatici internazionali e di dialogo queste informazioni vengono usate. Riportiamo sulla situazione umanitaria, perché IDP, distruzione di acquedotti, linee elettriche, difficoltà di movimento per la gente che ha perso il lavoro, non pagamento delle pensioni. Andiamo a parlare con la gente. Una giornata tipo? A seconda dei vari ruoli, noi abbiamo pattuglie, siamo personale, siamo una missione civile, con poliziotti, militari, civili come me, tutti disarmati, andiamo in pattuglia a monitorare la situazione, spesso chi è nelle regioni separatiste lungo la linea di contatto o nelle città a parlare con la gente, a parlare con le autorità militari, con le autorità politiche e civili, a raccogliere informazioni che poi vengono utilizzate nelle discussioni di Kiev, Minsk, che avvengono praticamente ogni settimana, dove ci sono quattro working groups per la situazione umanitaria, economica, sicurezza e politica, per quella che è la roadmap verso la stabilizzazione. C'è stato un primo accordo di cessate il fuoco con ulteriori addendum per il ritiro, allontanamento dal fronte a seconda del calibro delle armi di artiglieria. Noi dobbiamo monitorare che siano dove devono essere, nei punti di raccolta. Quando non sono dove non devono essere, lo riportiamo, lo scriviamo nei report, che sono pubblici, ci si può iscrivere alla newsletter quotidiana, dove è un riassunto di tutto quello che facciamo. Comunque, il secondo passo sarebbe stato, dopo il cessate il fuoco, l'approvazione da parte di Kiev di
di una legge special status, e io quando mi presento alle autorità dico: io sono del Donbass italiano, abbiamo uno special status nella nostra regione, e faccio vedere la Costituzione italiana dove c'è scritto regione a statuto speciale, provincia autonoma di Trento e Bolzano. Ma dai, davvero, come funziona? Tant'è vero che il senatore Palermo di Bolzano, professore di diritto, era nella commissione di riforma costituzionale ucraina. Quindi il secondo passo era approvazione di questa legge special status, elezioni locali secondo legge ucraina, monitorate dall'OSCE, differente missione dalla nostra, secondo standard internazionali, e ritorno delle regioni separatiste sotto l'Ucraina. Questa è la roadmap. A questo punto non posso evitare di fare la domanda a bruciapelo anche te, e come sei finito a fare questo lavoro? Da 10 anni lavoro con il Ministero degli Affari Esteri all'estero, Medio Oriente, Asia Centrale. Mi occupavo di giustizia e questioni legali. Quindi carriera diplomatica o? No. Consulente. No, quello che lui non può dire, salvo smentita, lo dico brevemente io. L'OSC ha molto le mani legate. Dal mandato. Dal mandato, dal fatto che ne fanno parte. Non siamo una missione di peacekeeping. No, quella è una delle cose. Non c'è alcun intento polemico in questo, soltanto per ricordare la cosa. Anche per loro, siccome io li seguo i report dell'SMM soprattutto, sono un po' così, cioè tutti i giorni è una lista di: siamo stati qua, abbiamo osservato tot violazioni, tot colpi sparati, tot sembravano di questo calibro, di questi alcuni ci sembravano venire da est, altri sembravano venire da ovest, ed è tutti i giorni così, con aggiunta anche di magari abitazioni colpite, danni appunto o vittime. La cosa interessante è che ogni volta che qualche giornalista chiede soprattutto al capo della missione dell'SMM, di cui mi sfugge il nome adesso, però quello che si vede no, è il vice lui, ok, sì, ma militari russi ci sono o non ci sono? La risposta è sempre la stessa. Noi non possiamo dire se ci sono o non ci sono, noi possiamo dire solo quello che vediamo. E cosa vedete? Noi vediamo che c'è gente in divisa, a volte anche con la bandiera russa sulla divisa, ma non sappiamo se cioè, voglio dire, soltanto perché non possiamo. Esattamente, ma questo infatti è il limite, quello che volevo dire, ma non è una colpa. Questo è il limite, purtroppo. Infatti uno dei punti molto dibattuti su una delle possibili soluzioni per superare quegli ostacoli della roadmap di cui parlavamo prima, era, confermamelo, l'istituzione di una forza di peacekeeping. Che la Russia non vuole. Esattamente, torniamo ai limiti, era soltanto quello che volevo dire. È purtroppo una, anche qui, triste presa d'atto di un lavoro difficile, con le mani legate, con tanti limiti. Ma a titolo personale io faccio un'altra valutazione: cosa succede il giorno dopo che qualcuno, non noi, anche un giornalista, filma un reggimento russo in Ucraina? Cosa succede? È una guerra di fatto, non dichiarata. Cosa fa l'Ucraina? Dichiara quella guerra a Mosca? No, certo, ma è uno dei limiti, è chiaro. Tra l'altro, ripeto, è una... Non è che forse nessuno vuole messo nero su bianco, che di fatto probabilmente se c'è qualcuno che non lo vuole più dell'Ucraina stessa sono i paesi occidentali, forse, non lo so, però siamo a livello delle supposizioni, però. Io non lo posso dire. Io ho una domanda, sì. Visto che OSCE, ci può dire qualcosa di se ha significato, avrà significato questo vertice di Berlino di poche settimane fa, se non erro? Esattamente quello che stavo dicendo prima, sì, ma è un di Poroshenko, esattamente, che torna ricorrente, parla di missione di polizia, missione armata per sicurezza durante le elezioni. Diciamo anche che tutto nasce dalla, possiamo dire, frustrazione un po' di 2 anni appunto di
missione OSCE, che puoi confermarmi, ho assistito io all'ira degli stessi abitanti di Donetsk quando hanno saltato fuori al Ramada, l'OSCE all'hotel, intendo dire, a Donetsk, distruggendo le auto, minacciando di avere gli occhi bendati. Cioè, siamo ancora nei paradossi, da entrambe le parti la frustrazione è la stessa. Quindi quelle buttate lì sono proprio il frutto di questa, penso io, di questa frustrazione, cioè nel cercare anche di dare... Da parte della popolazione, anche nostra, perché... Sì, certo, probabilmente, probabilmente sì. Andare a comunare. Certo, certo. Però il nostro mandato è quello. 57 membri, tra cui Ucraina, Russia stessa, hanno deciso che quello è il mandato. Esattamente. Ma e litigano sul fatto che per l'Ucraina la Crimea sarebbe parte del nostro mandato, e la Russia ogni volta dice no, la Crimea è Russia, quindi in Crimea non ci possiamo mettere, certo, sì. Appunto, ma sono una serie di limiti molto molto stringenti, però molto lentamente le cose stanno andando avanti, perché a gennaio dell'anno scorso a Luhansk alle 3 del pomeriggio, mentre la gente aspettava l'autobus, si sentiva il rombo della biglieria. Io guardavo questa gente che andava a scuola, faceva la spesa. Adesso devi andare sulla linea di contatto. Fa qualche notte ogni tanto, si sente ancora. Ma quella notte non uscite, vero? No. Questa è un'altra delle cose che viene spesso contestata. Sì, no, certo. È una delle cose che viene spesso contestata agli osservatori, cioè lo dico solo per diritto, come dire, di informazione, che siccome si sa che le pattuglie di monitoraggio girano dalle alle in ore diurne, i carri armati si spostano. Si spostano, l'artiglieria si sposta, gli obici si spostano. Ecco perché Stiamo sparando telecamere, usiamo i droni. Sì, ma li abbattono i droni. Mi sparano un giorno sì, un giorno pure. Ci hanno battuto tutti quelli long range, adesso abbiamo di quelli nuovi in mid. Cioè, no, lo dico per loro, perché alla fine sembra un po', noi più o meno sappiamo di che stiamo parlando, sì, però sì. Appunto, sono gli enormi limiti. È naturale che chi opera all'interno di quel mandato dice: io faccio il mio lavoro, purtroppo vorrei fare anche di più, ma questo è il mio mandato. Noi dal nostro punto di vista, però, forse dovremmo appunto dire qualcosina di più e dire che è vero, nessuno me ne fa una colpa, nessuno fa una colpa ai singoli osservatori dell'OSCE, però è una situazione veramente paradossale, appunto, in cui persino i droni di sorveglianza che dovrebbero, come degli aerei radiocomandati senza pilota, che dovrebbero con le telecamere controllare le postazioni di artiglieria che non siano all'interno del 15 miglia di questa fascia demilitarizzata a seconda del calibro, vengono abbattuti costantemente. Quindi, se posso magari tirare un po' le fila in modo anche banale, anche dall'ultima coda della discussione, capiamo come comunque sia estremamente complesso anche l'intervento di organizzazioni internazionali in situazioni di conflitto, come i vari conflitti abbiano comunque un'articolazione di tonalità di grigio e quindi possono essere viste da più punti di vista, dal punto di vista che occorre assolutamente ogni volta considerare nella loro complessità, perché le situazioni non sono affatto semplici, non si può prendere posizioni bianco-nero, anche solo nel giudicare per esempio una presenza di una missione internazionale, ci sono varie, una complessità estrema, e penso che comunque attività anche a partire come quelle di Roberto o l'investimento anche personale di Danilo ci aiutano a descrivere un po' questa complessità, nella consapevolezza che soluzioni pacifiche dopo che un conflitto, dopo che la violenza è scoppiata, sono, almeno mi sento di dire, sempre più complesse che riuscire a trovare, comunque a percorrere la strada della diplomazia con tutte le sue contraddizioni prima che la violenza scoppi. Si crea un solco che è ancora più difficile colmare, naturalmente. Sì.
sì, e anche di visioni, di punti di vista opposti e spesso inconciliabili. Per la prima volta abbiamo sforato l'orario, siamo meno trentini oggi, abbiamo sforato l'orario di chiusura. E ringrazio io per conto anche di Social Catena per la vostra presenza. E ripeto il ringraziamento per l'ospitalità di Serendipity e speriamo di organizzare qualcosa di simile anche per il prossimo anno. Grazie.